Parliamo di tecnica. Sono qui nella sede veronese di MMI e in un momento di pausa, dopo un paio di lezioni, l'anno sta iniziando, quindi ho modo e la fortuna di vedere tanti nuovi bassisti. Volevo condividere con voi una riflessione sulla tecnica, dell'importanza della tecnica, perché spesso si pensa alla tecnica solo come Conseguimento di un gesto di alto livello. Ma la tecnica non è questa, questa è certamente è un'applicazione. La finalità della tecnica è il mezzo per un fine. I benefici che noi possiamo avere nella nostra qualità del groove, nella rilassatezza, nella capacità di gestire il tempo, sia a livello uditivo che a livello esecutivo, nella solidità e nella nostra durata, quindi nella performance. Sono enormi se noi studiamo tecnica, quindi quando decidiamo di studiare, e quindi non solo di divertirci facendo una cover, un'improvvisazione che ci appassiona, dobbiamo cercare di avere un focus molto, molto preciso su quell'argomento. Il mio consiglio è di dividere le cose in due zone del manico. Quella più grave dove affrontiamo comunque. Delle corde gravi, difficili anche da spostare, e dove siamo l'impalcatura della band insieme al batterista. Quindi, un tipo di studio è un tipo di studio invece dove ci concentriamo più sulla gestualità, il movimento proprio a livello meccanico per ottenere maggiore elasticità e forza. E ci confrontiamo con un mondo che sicuramente ha un impatto minore nella vita del bassista ma allo stesso tempo può essere affascinante perché suonando nella zona acuta del manico riusciamo a ottenere anche una sensibilità uditiva che prima eh, non avremmo avuto proprio perché le note si distinguono meglio, riusciamo a fare cose che non faremo nella zona grave anche per un fatto tecnico. Quindi proviamo a dividere gli studi e a cercare di sviluppare forza e coscienza nella zona grave per portarli nel nostro fraseggio nella parte acuta, velocità, forza e elasticità nella parte acuta per essere più performanti nella parte grave.